Allora sono riuscito a grippare il motore nuovo, sono andato su per quel pendio, volevo girarmi, si sono incastrate le ruote sui tralicci che nascono da terra, ho dato il giro, me l'ho lasciato andare, si è girato, l'ho spento subito, ma evidentemente quei pochi giri a cui stava girando sono bastati per gripparlo. Quindi la situazione è questa, l'ho smontato e adesso provo a togliere la coppa dell'olio, vediamo cosa succede. Ecco, qui sono al banco, ovviamente non è la coppa da togliere perché è un pezzo unico. Se non togliere la parte frontale, quella posta dietro la frizione l'ho messa là sotto. Se non avete un estrattore, dal momento che è conico, questo è l'alberino conico, bisogna togliere dall'interno della frizione il bullone da 6 a brugola. Poi io con una leva, con un piede di porco, piano piano, con un martello, sono riuscito a sfilarlo. Poi ho tolto questo coperchio qui, cercando di non toccare nulla. Questa è la situazione che mi si presenta. Da qui non vedo nulla, adesso piano piano dovrò cominciare a togliere gli ingranaggi. Adesso devo vedere cosa è successo. Prima di smontare, ovviamente, bisogna guardare i riferimenti, perché sennò poi va fuori fase. Ok, ho deciso di tirare giù la testa perché dalla parte interna mi sembra tutto a posto, sì, visto così. Non vorrei aver piegato due valvole, perché nel momento in cui ho tolto la marmitta mi è uscito fuori dell'olio motore. Quindi probabilmente quando ho dato il giro è entrato dell'olio sopra il cilindro e probabilmente ho fatto danni là sopra. Adesso vedo un po', ho liberato sopra. Se vi può servire la sporcizia, cioè la foglie e quant'altro, si depositano qui, dietro questa paratia dove c'è il cavo d'accensione, dove c'è la fune. La situazione è questa. Il pistone adesso gli ho dato una pulita, l'ho spinto verso il basso, è pulito, non ha colpi di battiti in testa. C'era un po' troppo d'olio nella camera di scoppio, anche le valvole sono belle, non sono intaccate. Spingendolo va giù a mano. Adesso provo a fargli fare un paio di giri senza ovviamente le valvole che sforzano. Vedo se gira bene e limite poi provo a rimettere. Allora guardate, con la funicella, senza il minimo sforzo, gira bene. Segno che non si è grippato nulla, per fortuna. Non ho capito quello che è successo ancora, non ho trovato il problema. Adesso rimonto il tutto, faccio attenzione alle valvole e vedo un attimino se è lì il problema. Provo a spingerle manualmente prima per vedere se scorrono, che non si sia grippata una di queste. Ok, sono in fase di rimontaggio. Ho dato una pulita con lo straccio alla guarnizione della testa. Ora ho segnato i bulloni. Magari non succede nulla, ma memore di ciò che ho imparato in officina nei miei tempi, li ho segnati. Quindi li metto esattamente nello stesso ordine di come li ho smontati. Mano. Avrei bisogno di una chiave dinamometrica e dei valori di serraggio del costruttore per chiudere bene la testa, non ho nulla di tutto ciò. Abbiamo quindi due rischi: se tiro troppo mi sfiletto, allora sono guai grossi, se tiro poco sfiata, li tiro incrociati. Ora ovviamente con una mano sto tenendo la fotocamera, poi vado avanti da solo, giusto per farvi vedere, li tiro incrociati. C'è anche qui un ordine di serraggio, non ho neanche quello, dovevo scaricarmi il manuale d'officina. Non l'ho fatto, sono in piena emergenza, sto tagliando l'erba sotto gli ulivi perché settimana prossima devo raccogliere le olive. Ovviamente i problemi nascono sempre quando meno te ne aspetti. Va bene, vado avanti da solo. Ho rimesso in fase l'ingranaggio e adesso guardate. Adesso va bene, adesso ricomincio a montare il tutto, sicuramente mi avanzerà qualche bullone, mi è sempre avanzato qualche bullone, da quando sono piccolo mi avanzano bulloni, mia mamma ancora che me lo dice, che mi avanzano bulloni, poi lo rimettiamo in moto e vediamo come va. Prima di chiudere, sulle aste che comandano le valvole è meglio mettere un goccio d'olio, anche solo con una siringa. Di là l'ho già fatto. L'olio in eccesso ovviamente va a finire in coppa dove poi dovremo fare il livello, quindi accendere. Mi devo ricordare, altrimenti
faccio più danni di quelli che ho avuto prima. Ok, due parole, ho acceso nel posto sbagliato, adesso lo porto fuori, c'è ancora un po' d'olio nel circuito, quindi sto bruciando olio in realtà, la tengo fuori, sono contento di aver risolto perché mi serve davvero per poter lavorare e finire il lavoro e l'orto autunnale. Va bene, dai, spero che questo video vi sia stato utile. Se siete nella mia stessa condizione, prima di portarlo in rettifica, che tra l'altro rettifica, ne ho chiamata una nel momento clou della disperazione. Ah, ma è un motore cinese, non ci sono i ricambi, arrivederci e grazie. Cioè, non è questo il modo di lavorare, secondo me, neanche a guardarlo, neanche a dire portalo, lo vediamo. Quindi va bene così, me la sono vista da solo, mi sono arrangiato da solo. Spero che voi possiate fare la stessa cosa se vi capita una situazione del genere. È stato un video così on the road, fatto col cellulare, mi dispiace per la qualità, spero però che il contenuto sia di vostro interesse. Se avete bisogno di qualche consiglio per quello che so, chiedetemi nei commenti, vi rispondo molto volentieri. Buona giornata, ci vediamo giovedì prossimo. Ecco, vedete? Sapevo che mi sarebbe avanzato qualcosa. Adesso devo andare giù a smontarlo, questo va sul filtro dell'aria. Mi mancavo qualcosa, ma non capivo cosa.